Sulla Gran Sasso la vittoria di Davide Bais, vittoria nata dopo soli 5 chilometri perché è andata via la fuga 3 e il gruppo ha lasciato fare. I big hanno deciso di snobbare Campo Imperatore. Su questo traguardo vinsero Marco Pantani e Simon Yates. Oggi è arrivata la fuga. Davide Bais, giornata spettacolare per lui, ma dai grandi protagonisti di questo giro forse ci si aspettava qualcosa di più. Davide Bais, credo sia facile dire che oggi è la giornata più bella sportivamente parlando della tua carriera e della tua vita. Certo, oggi è la giornata più bella in assoluto. È andata benissimo come non è mai andata finora. E ho ancora nato un sogno di vincere una tappa, che è un sogno che ho sempre avuto da bambino, anche solo partecipare a un Giro d'Italia. Sono felicissimo, per la squadra sta andando molto bene questo giro e andiamo avanti così. Dai. Se qualcuno ti avesse detto vinci a Campo Imperatore dove ha vinto Marco Pantani, cosa avresti detto? Non, avrei detto impossibile, perché è un arrivo molto duro e però dai, ogni chilometro che andavo avanti di corsa ci ho sperato fino all'ultimo e ce l'ho fatta. Quando hai capito che il gruppo dietro aveva deciso di lasciarvi andare? In meno 5 più o meno ho capito che potevamo arrivare e da là ho dato il massimo per vincere. Raccontaci gli ultimi 500 metri. Gli ultimi 500 metri a ruota di Petilli, è partito lui. Dopo, quando ho visto il cartello dei 300 metri, ho detto provo adesso, che è l'unico modo che posso e l'ultima energia nelle gambe l'ho date tutte lì. Cambia la vita e la carriera di Bais oggi? Vedremo, dai. Sono contentissimo comunque così, mi trovo con la squadra, mi trovo bene e quindi sono contento, dai. C'è anche questa maglia azzurra. Eh sì, abbiamo vinto oggi anche la maglia di GPM e cercheremo di tenerla più possibile. L'ultima salita, come avete visto, insomma, presentava tanto vento contro, quindi fare un'andatura alta era anche difficile. Non so perché chi magari poteva vincere oggi abbia lasciato, insomma, questa fuga che tutti davano per scontata all'inizio, ma invece ti hanno lasciato prendere un bel po' di vantaggio. Non lo so, forse sono un po' in controllo i grandi team che cercano di, che ambiscono alla vittoria finale. Le prospettive andare avanti, ora sicuramente domani già c'è una tappa duretta, domenica una lunga crono, piatta, che sicuramente dove andrò a pagare ancora un po', e poi le prossime settimane cominciano le montagne, le Alpi, e quindi poi si vedrà lì. Mi piace perché si punzecchiano e bene Paul, questo fa bene allo sport. Vedremo, penso che loro due sono i due fari della corsa, ma comunque attenzione ad Almeida, che lo vedo molto molto bene, e sicuramente la corazzata Ineos. Una cosa al volo, Damiano, scusami, ti chiedo solo se avete troppo sottovalutato la fuga o se non c'era la volontà vostra di provarci. Ah, mia non di sicuro, cioè, nel senso, se qualcuno si voleva prendere la briga di tirare per 220 km per provare a vincere la tappa e non l'ha fatto, magari adesso ad a recriminarsi qualcosa. Peccato, perché un arrivo del genere meritava forse un po' di più. Presidente Marsilio, un giudizio complessivo ora si può fare sul giro in Abruzzo? 10 e lode. Io penso che questa edizione del giro per l'Abruzzo sia stata un'edizione incredibile, irripetibile, difficile da ripetere, cioè è giusto che si proverà a fare di meglio anche nei prossimi anni. Stiamo lavorando comunque per rendere ugualmente appetibile, anche se non potremo avere la grande partenza, questo capita poche volte nella vita, però proveremo lo stesso a rendere ancora più interessante il giro anche nei prossimi anni. Ci stiamo lavorando e presto potremo far sapere qualche notizia per la prossima edizione.